Sto facendo conoscere alla religione ebraica il significato che Dio ha voluto quando ha chiesto ad Abramo di sacrificare Isacco. Ci fu un grande merito da parte di Abramo ad aver accettato, ma quando fu sul punto di sacrificare il figlio, Dio gli disse: Abramo, perché vuoi uccidere tuo figlio? Perché non si trattava di quel figlio che doveva essere ucciso. Doveva essere ucciso, messo proprio in relazione anche all'unità e trinità di Dio che opera con il Decalogo. Dio che opera con il 10, con le 10 norme, è un Dio che, essendo uno e trino, è 10 più 30, 40. E così sarebbe stata in quarantesima generazione, a partire da Abramo, che avremmo trovato il figlio da sacrificare. E questo è Gesù, se cominciamo a contare secondo la genealogia fatta da San Matteo. Dio che comanda con il Decalogo e che ha la sua parte nelle decime, è chiaramente un Dio che ha per sé 10 decimi, ossia l'unità. Bisogna stare bene attenti a questi significati, specialmente quando si è degli ebrei che tengono conto del valore dato da Dio ai numeri, nella Kabbalah. Perché? Se gli ebrei si ostinano a non voler riconoscere Gesù come quell'Isacco, figlio di Abramo, che doveva essere sacrificato, non accettano di avere sostenuto come popolo di Dio, come figli tutti di Israele, l'uccisione che il Dio chiese ad Abramo, e quindi non si mostrano all'altezza di Abramo, perché essi, pur avendo visto morire il figlio di Israele, non lo ha voluto riconoscere. Quindi se il popolo ebraico, e fino a quando il popolo ebraico non si rende conto che ha voluto così Dio, non capisce. Infatti Dio agisce in modo uno e trino già nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, già a partire dalla Genesi. Infatti, per quale motivo il mondo è costruito in 6 giorni di lavoro, in un periodo però che riguarda 7 giorni, perché il settimo giorno è di Dio? Perché il Dio del Decalogo, che è presente come una trinità nel suo valore orientativo, quello che poi porterà a 3 religioni nel filone dello stesso capostipite Abramo, all'ebraismo, al cristianesimo e alla fede ebraica dei musulmani. Se non si arriva a capire questa trinità di Dio che opera all'interno delle 10 norme del Decalogo, tanto che lo spostamento totale è 7 e l'opera totale della Trinità è 7, non si arriva a capire che il lavoro però è fatto dall'unità e Trinità di Dio, che occupa 4 posizioni, tanto che 10 meno 4 lasciano il lavoro effettivo dell'unità e trinità di Dio nei 6 giorni che rimangono. Quindi la stessa prova di quanto Gesù ha affermato nel Dio uno e trino esiste nell'Antico Testamento e farebbero bene gli ebrei a considerarlo, perché la novità portata da Gesù Cristo sul Yahweh io sono chi sono è stato proprio di precisare chi
Yahweh fosse, perché dire io sono chi sono non significa precisare chi sono, ma dire io sono Padre, Figlio e Spirito Santo significa precisare io sono uno nella verità profonda dello Spirito Santo, un Dio che esiste in potenza, ma quando partecipo a livello reale, allora io sono costretto dalla relatività generale che esiste laddove tutto è relativo a creare una divisione di ciò che è in potenza in due opposti di tipo generazionale, una causa assoluta, un figlio assoluto, una causa assoluta come un padre assoluto e un figlio assoluto come un effetto assoluto. E si valgono proprio 10 come causa e 10 elevato a meno 1 come il suo effetto, perché sono la stessa cosa 10 e decimo, perché il 10 è 10 diviso 1, il decimo è 1 diviso 10, è soltanto una questione di punto di vista. Quindi osservare il Dio 1 e osservare il Dio in azione reale, quindi relativa, quindi espressa da due persone relative, in linea generazionale, perché abbiamo un verso che dal padre scende nel figlio, ma esiste simultaneamente al figlio che è disceso dal padre. Quindi la causa e l'effetto sono collegate insieme in un modo inscindibile, perché non esiste causa se non di un effetto, e non esiste effetto se non di una causa, così come non esiste l'uovo senza la gallina e la gallina senza l'uovo. Causa e effetto nel nostro mondo sono talmente collegate assieme che è impossibile dire chi viene prima dell'altra. E Gesù è stato un grande filosofo quando, mettendosi nel campo della filosofia in cui c'erano stati due filosofi, Platone e Plotino, si assomigliano anche un po' per nome, che in relazione all'unità matematica, una che è il risultato di due numeri uguali che si dividono, e quindi dice, essendo il risultato, viene prima la frazione che determina il risultato 1. L'altro dice no, essendo il primato quello dell'unità, l'unità viene prima dei due termini che sono scissi dall'unità. Gesù interviene in questo frangente come un altissimo filosofo che non è assolutamente riconosciuto da nessuno in filosofia, perché sono tutti abituati a guardarne solo l'aspetto appariscente di una presenza, così virtuale, e non di un grandissimo pensatore, di un grandissimo scienziato, il massimo che l'uomo abbia mai avuto, non arrivano a riconoscere che disse che sono simultanei, cioè che esiste uno, ma esiste anche i due che determinano l'uno, e quindi sono tre. E Dio quindi è una verità unica trinitaria, perché è tanto in potenza quanto in atto. In potenza esiste come uno, in atto esiste come due opposti interattivi tra di loro. Ecco, solo Gesù ha espresso la verità del Dio fondamentale di ogni cosa, amici miei ebrei. E se non arrivate a capire la novità che Gesù ha portato in questo settore, dovete semplicemente studiarvi di più la Genesi e perché Dio ha costruito il mondo in 7 giorni, di cui uno riservato a Dio e 6 di lavoro.